Buonasera a tutti, ben arrivati a questo secondo appuntamento con il relatore Joel Canestrelli, a cui diamo il nostro caloroso benvenuto. A nome del gruppo archeologico Cadorino vi ringrazio di essere così numerosi presenti. Joel Canestrelli, il nostro relatore, fa la seconda comparsa qui da noi dopo la prima volta circa un anno fa, quando ho presentato una serata sui Celti, i Reti, i Veneti nel Cadore pre-romano, dove c'è stato modo anche di approfondire alcuni aspetti anche sconosciuti di quella che era l'interazione fra questi popoli in un territorio come il nostro. Stasera affronteremo nello specifico invece l'argomento dei Veneti e prima di farlo vi presento Joel Canestrelli. Per chi non lo conoscesse, anche se chi viaggia molto nelle piattaforme social, YouTube ad esempio, lo conoscerà sicuramente perché con la sua pagina di storia su Europa Antiqua ha affrontato negli ultimi anni, diciamo gli ultimi 4-5 anni, tante tematiche legate all'antichità e quindi ci pregiamo di avere una persona conosciuta a livello nazionale, direi, qui da noi. Vi presento il relatore, Joel Canestrelli, nato a Roma nel 1980, vive e lavora a Verona, appassionato di storia militare, di ricostruzione storica e di archeologia sperimentale. Si è laureato in lettere presso l'Università di Verona e ha conseguito la laurea magistrale in scienze storiche presso l'Università degli Studi di Trento. In passato ha partecipato a diversi scavi archeologici in Italia, in Siria, sotto l'egida dell'Università di Verona, di Milano, di Udine, della British School of Archaeology di Roma e dell'Università di Tubinga. Ha attivo diverse pubblicazioni dedicate alla storia antica, le ultime delle quali sono A Roma da Cartagine, La spada e lo scudo del legionario repubblicano, edito in Italia, e Celtic Warfare, edito in Inghilterra. Lasciamo quindi la parola al nostro relatore, sperando di trovarvi anche attenti e pieni magari di curiosità e domande alla fine dell'intervento. Grazie. Grazie a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare la magnifica comunità e il gruppo archeologico Cadorino per avermi invitato e ovviamente l'amico Fabrizio e col quale condivido la passione per la rievocazione storica, ci conosciamo da tanto tempo. Ecco, oggi il tema che vorrei affrontare con voi è quello della storia del popolo dei Veneti. In passato, quando sono venuto qui, abbiamo parlato in maniera specifica della storia del Cadore e di come la sua realtà fosse multiforme. E in un certo senso mi piace pensare che siamo andati avanti con i tempi, perché adesso è un approccio che è molto in voga negli studi storici e archeologici contemporanei, quello appunto di analizzare come le etnie fossero qualcosa di non cristallizzato, ma qualcosa di mutevole, in costante evoluzione, che godeva degli apporti dei diversi popoli che interagivano tra di loro in determinate aree geografiche. In realtà vedremo che la storia del popolo dei Veneti non è diversa in questo, ma merita un certo approfondimento perché solitamente è sempre stata presentata in maniera spezzata, potremmo dire bipartita e in un secondo tempo tripartita. Abbiamo dei Veneti del mito, un mito che ci è stato raccontato più e più volte, che rimanda alla guerra di Troia, dei Veneti della storia, che possiamo riconoscere nella facies culturale della cultura testina, e negli ultimi 10-15 anni forse abbiamo avuto un ritorno a dei nuovi Veneti del mito. Ma di questo poi parleremo proprio alla conclusione, ecco, un po' come curiosità.
Parlando dei Veneti e della loro storia, per cominciare sicuramente partendo dal mito, chi ha affrontato il tema, chi ha letto quel magnifico libro della Capuis, saprà che la storia del popolo dei Veneti, come la raccontavano gli antichi, quindi come la raccontavano già i greci e i romani, affonda nel mito omerico. Omero ci parla di un popolo, quello degli Enetoi, che guidati dal loro principe Pilemene sarebbero accorsi a soccorso di Priamo, re di Troia, allo scoppio del conflitto, quando appunto gli Achei, che noi riconosciamo come i Micenei, guidati da Agamennone, assediano la città. Il mito ci racconta che però il re dei Veneti, il principe degli Eneti, per ora chiamiamoli ancora Eneti o Enetoi, Pilemene venne ucciso in battaglia, ucciso da un colpo di spada da Antiloco, il figlio di Nestore, il re di Pilo. Qui potete ammirare un magnifico scarabeo miceneo che è stato trovato proprio a Pilo, che mostra un duello tra due combattenti micenei, come dovevano essere armati guerrieri che parteciparono alla guerra di Troia, che sappiamo è mito ma affonda in tutta una serie di eventi storici che interessarono il mondo miceneo e il mondo luvio, ovvero quella cultura in qualche modo debitrice del mondo ittita che si era sviluppata lungo la costa occidentale dell'Anatolia, dell'odierna Turchia. Omero ci racconta che gli Enetoi, allora privi di un capo, ne scelsero uno tra i troiani e scelsero Antenore. Il mito ancora si dipana e ci dice che quando Troia venne distrutta, e questo noi lo ritroviamo in dei riferimenti di Plutarco che ci riporta una tragedia di Sofocle, gli Antenoridi, che purtroppo è andata perduta. Noi ne abbiamo dei riferimenti che spuntano qui e lì nelle opere storiografiche dei classici. Ecco, appunto, Plutarco, riportando la tragedia di Sofocle, ci dice che gli Eneti vennero risparmiati dagli Achei una volta entrati a Troia. C'è un riferimento abbastanza curioso del fatto che davanti alla casa di Antenore venne appesa una pelle di leopardo e che questo era il segnale per gli Achei di risparmiare le persone che erano all'interno. Al di là della simbologia, che potrebbe essere interessante, potrebbe essere esaminata, comunque il mito continua e ci dice che gli Enetoi, appunto, che erano originari della Paflagonia, quindi di una regione sempre dell'Anatolia, della Turchia, invece di tornare in patria, riparano prima in Tracia e poi dalla Tracia si muovono verso l'Adriatico e arrivano in Italia, in quello che è il Venetorum Angulus. Il mito si articola qui in maniera differente, ne abbiamo più versioni che però in generale concordano nel presentare gli Eneti come dei conquistatori che giungono nel Venetorum Angulus, appunto, prima che prendesse chiaramente questo nome, e scacciano dalla pianura fertile di quello che oggi è il Veneto gli abitanti originari, erano gli Euganei, dai quali prendono nome i colli omonimi, appunto. Gli Euganei, un popolo che noi riconosciamo nella galassia del mondo retico. Ecco, Antenore, secondo il mito, avrebbe fondato Patavium, Padova. E la cosa curiosa e interessante è che dai miti classici poi si sviluppano dei miti successivi in epoca rinascimentale. Nel 600 noi abbiamo il primo riferimento a un altro popolo che avrebbe accompagnato gli Eneti, gli Enetoi, il popolo dei Meoni, originari della Lidia, sempre appunto una regione dell'Anatolia, guidati dal principe Mestle. Mestle e i Meoni sono delle figure che sono presenti nell'Iliade, ma non compaiono successivamente nei miti classici che parlano della migrazione
degli Enetoi in Italia, ma appunto nel Seicento c'è questa, potremmo dire, tradizione semicolta che si sviluppa e che dice che insieme ad Antenore e agli Enetoi i Meoni di Mestre giungono e fondano la città di Mestre, prima Meste e poi Mestre dal nome del principe. Ora, tutto questo è mito, ovviamente, ed è un mito che precedentemente veniva approcciato in maniera disincantata da una parte, oppure veniva accettato come una reminiscenza di influenze classiche che erano giunte in un secondo tempo con i commerci, con la Magna Grecia. Vedremo poi come ancor più della Magna Grecia, ma la Sicilia, Siracusa nello specifico, sarà attiva nell'Adriatico. Dionisio I, tiranno di Siracusa, fondò diversi empori lungo la costa adriatica e commerciò con i Veneti, questo lo sappiamo, abbiamo una nascita di santuari dedicati all'eroe Diomede, che era visto come un antenato dei Dionisi di Siracusa. Ecco, abbiamo tutta una serie di culti di Diomede che nascono lungo la sponda adriatica, che probabilmente sono legati all'espansione commerciale dei siracusani. E così appunto si è pensato che il mito legato agli Enetoi di Omero e vedere in questi i veneti della cultura testina nascesse da questi contatti e fosse rafforzato da un altro punto molto interessante che poi esploreremo meglio successivamente, una comunanza, una fratellanza culturale e linguistica tra i Veneti e un altro popolo che nella sua tradizione ancestrale andava a guardare al mito troiano, i Romani. I Romani, appunto, legati al mito di Enea, che giunge, sappiamo, transfugo da Troia. Ed ecco, tra i Romani e i Veneti vi sarà sempre, o meglio quasi sempre, vedremo, un rapporto propositivo, un rapporto di alleanza e un rapporto che era avvantaggiato da una comunanza linguistica. E quindi anche questo elemento in qualche modo veniva considerato come un punto, viene tuttora considerato e non a torto per carità, come un punto di forza per lo stabilirsi del mito che voleva i Veneti provenienti dalla Paflagonia, provenienti da quella galassia di popoli che secondo il mito avevano aiutato i troiani nella guerra contro gli Achei. C'è un però, e questo però è legato al fatto che noi abbiamo delle tracce micenee in Triveneto, delle tracce che sono scarse, delle tracce che sono minimali, ma ci sono, e che riguardano in particolare l'ambito della ceramica. Noi abbiamo frammenti ceramici riconducibili al mondo miceneo a Frattesina, e ce li abbiamo a Cazzo, ce li abbiamo in tutta una serie di siti del Veneto dell'età del bronzo. Ora, da qui a dire che durante l'età del bronzo sono arrivati gli Enetoi dalla Paflagonia e si sono insediati, ecco, ne passa, questo è chiaro, questo è placido, spero. Però noi abbiamo, e questo lo si trova sempre più spesso quando si scava dal punto di vista figurato, ma anche dal punto di vista pratico, effettivo, nei miti arcaici, noi abbiamo degli elementi che ci aiutano a capire cosa poteva aver fatto germogliare il mito che poi veniva abbellito, mito che poi veniva caricato di ulteriori valenze, mito che poi veniva arricchito probabilmente anche in chiave politica e strumentale, come vedremo poi per quanto riguarda il discorso dei Veneti. Però mito che non nasceva dal nulla, mito che nasceva effettivamente da delle evidenze, da dei contatti che evidentemente ci sono stati. Noi sappiamo d'altra parte che il mondo miceneo aveva contatti
interessanti con l'Italia meridionale, questo abbiamo sempre saputo, lo studiavo io a scuola quando andavo alle medie, quindi ecco, era qualcosa di già noto da molto tempo. Evidentemente però le emanazioni del mondo miceneo, che potevano essere prodotti appunto dai commerci, da effettivamente figure del mondo miceneo che si muovevano e che in contatto col mondo dei Liburni, che è un'altra realtà che invece riguarda l'altra sponda del mare, che riguarda l'area della Jugoslavia, diremmo noi, ecco, potevano aver fatto sentire la loro presenza in quella che è l'area del Veneto. Andando oltre c'è un altro elemento che dà da pensare, che sono le spade bronze che datate al bronzo medio, iniziamo a vederle già, che noi troviamo, ecco, queste sono le spade di Olmo di Nogara, che sono le più famose in assoluto, sono dei modelli bellissimi assolutamente, sono delle spade che sono ammanicate non col codolo, forse ce ne sono alcune, perché oltretutto le spade di Olmo sono di tipologie lievemente diverse tra loro, cioè, qua ne vedete una che è quella più avanti, che evidentemente ha un codolo, ma tutte le altre, se vedete, non sono codolate, ma sono ammanicate con quella che si chiama lingua da presa, un'anima larga in bronzo, alla quale venivano rivettate due guancette, che potevano essere di legno, potevano essere d'osso, di corno, per appunto costituire l'impugnatura dell'arma. Ora, al di là delle spade di Olmo di Nogara, noi abbiamo anche altri ritrovamenti di lame di questo tipo, la tipologia si chiama Naue 2, e in Veneto ne è stata trovata una, credo un anno e mezzo fa, non di più, sul Monte Baldo, che ha portato a una lotta all'arma bianca tra le soprintendenze del Veneto, del Veronese e quelle del Trentino, perché era proprio sul confine, per cosa divertente, per 20 metri è dalla parte trentina, quindi non, purtroppo non è qualcosa che come veronesi possiamo vantare, però ecco, ora queste armi, le Naue 2, sono ricorrenti nell'iconografia micenea e sono delle armi che sono comuni presso i guerrieri micenei. Va detto però per correttezza che se la ceramica micenea che troviamo è un dato incontrovertibile di contatti col mondo miceneo, e però si può discutere quanto fossero profondi, quanto fossero articolati, se si tratta di contatti di prima o seconda mano, però sono elementi di contatto col mondo miceneo. Invece le spade Naue 2 possono essere prodotto di un influsso miceneo, ma possono anche più semplicemente essere frutto di un'irradiazione mitteleuropea, perché si tratta di una tipologia di arma che in realtà non ha origine presso il mondo miceneo, ma origine nell'Europa centrale, attraverso il canale balcanico viene adottata dai micenei, ma che qui in Nord Italia potrebbe essere arrivata tranquillamente dalla casa madre, potremmo dire, dalla matrice principale, che è l'Europa centrale. Quindi diciamo che qui siamo davanti a un elemento che può essere interpretato in due sensi diversi. La ceramica però c'è, poca, non sicuramente diagnostica di una presenza di micenei in Veneto come colonizzatori, per carità, però c'è. E quindi questo è un elemento interessante che ci mostra come spesso, quando noi siamo abituati a leggere le fonti antiche e accantonare degli elementi che di primo acchito ci sembrano stridenti, ci sembrano eccessivi, come un elemento leggendario, un frutto della fantasia degli antichi, che in fondo non erano come noi moderni, che abbiamo tanti strumenti per scandagliare, investigare il passato, ecco che invece a volte, sempre più spesso, devo dire, notiamo come alla radice del mito vi sia spesso, molto molto spesso, un elemento di verità. Approfondisco però nuovamente, sottolineo nuovamente, un elemento di verità che non significa che il mito è completamente sovrapponibile alla realtà storica, ma che il mito non è campato in aria, ma che nasce da una realtà. Ora,
Dai Veneti del mito passiamo ai Veneti della storia, ma appunto con questo passaggio relativo alle possibili influenze micenee, ora è un passaggio che non è più una cesura così brutale, ma forse qualcosa di più armonioso. Noi sappiamo che la cultura venetica, che più propriamente viene chiamata cultura atestina, dal centro di Este, il nome originario era Ateste perché era sul corso dell'Adige, allora l'Adige passava da Este, appunto ad Este, Atesis. Ecco, la cultura venetica nasce tra l'undicesimo e il decimo secolo avanti Cristo e fa parte di una grande famiglia linguistica, ma quindi culturale, che giunge in Italia, che è la famiglia dei latino-falisci e delle lingue latino-falisce o latino-falische. In queste lingue noi annoveriamo il venetico, il latino, che conoscete tutti, il falisco, che è proprio della popolazione dei falisci, che abitava sempre nel Lazio, che è un popolo che era vicino, che viene influenzato fortemente dal mondo etrusco, politicamente dal mondo etrusco, ma non è un popolo etrusco, appunto. Poi abbiamo i popoli degli Itali e degli Ausoni, nell'Italia meridionale, e infine i Siculi in Sicilia. Successivamente, con uno scarto di 200 anni, probabilmente vi sarà una seconda invasione di popolazioni affini che calerà in Italia, che sono quelli che propriamente vengono detti italici. Ora, il termine italici viene utilizzato in maniere diverse in realtà. Ora con italici, in maniera molto generalista, si intendono tutte le popolazioni dell'Italia antica, dell'età del ferro. In realtà bisognerebbe chiamare latino-falisci quelli di questa prima ondata e italici quelli della seconda, che sono conosciuti però come anche osco-umbri, che sono i popoli appunto che si svilupperanno principalmente in Italia centro-meridionale, gli Umbri, tutto il ceppo dei Sabelli, quindi i Sanniti, i Lucani, successivamente i Bruzzi. Ecco, tornando a noi, i Veneti fanno parte linguisticamente della prima ondata di queste popolazioni, delle popolazioni latino-falisce, e questo noi lo riconosciamo dal dato linguistico. La lingua venetica è fortemente imparentata con il latino, tanto che un celebre etruscologo, Pallottino, ebbe a dire una volta che se un romano si fosse trovato nel foro di Padova, sarebbe riuscito con una lieve difficoltà a intendere i discorsi dei suoi anfitrioni venetici, e costoro altrettanto, con un po' di difficoltà, ma sarebbero riusciti a capire il latino del loro ospite romano. Questo è un elemento molto importante perché si collega in qualche modo con il mito di Antenore del quale vi ho parlato prima, o meglio, è stato un elemento che ha aiutato a cementare nella tradizione il mito, perché ha visto una comunanza culturale tra i romani e i veneti, i romani discendenti di Enea, i veneti portati da Antenore. In realtà appunto la comunanza è dettata dalla similitudine linguistica che c'è nell'appartenere allo stesso ramo familiare. Ma i Veneti non sono solo questo, i Veneti non sono solo un popolo latino-falisco, linguisticamente lo sono, assolutamente, e si muovono in Italia probabilmente con questo moto di popolazioni che va ad occupare la penisola. Ma i Veneti sono anche culturalmente portatori, e questo comincia tra il tardo bronzo e la primissima età del ferro, di una cultura materiale che è chiamata cultura di Hallstatt. Nello specifico i Veneti verranno influenzati dal ramo orientale, vedete, della cultura di Hallstatt, quello che nella cartina è viola scuro, e che è il ramo che poi interesserà con i suoi influssi anche la cultura illirica. Ora,
Chi di voi non è completamente digiuno da studi storici e archeologici avrà subito avuto un campanello d'allarme. Cioè, ma la cultura di Hallstatt non è una cultura celtica, non è una cultura perlomeno proto-celtica. C'era l'abitudine a indicarla così, in realtà fino a poco tempo fa, fino a una ventina di anni fa. E non è del tutto sbagliato, nel senso che la branca occidentale della cultura di Hallstatt, quella che vedete con un colore più chiaro, effettivamente è una realtà dalla quale poi germoglia intorno al V secolo avanti Cristo, nei primi del V secolo avanti Cristo, la cultura di Laten, che è la cultura propriamente celtica, quella gallica, ecco, noi conosciamo come gallica. Ma la cultura di Hallstatt è un sistema, potremmo dire, un cluster di cultura materiale che interessa popoli diversi, con culture diverse e con lingue diverse, con aspetti culturali diversi e con lingue diverse. Appunto, vi ho citato prima gli Illiri per la sua face orientale, vi ho parlato dei Veneti, e poi per la sua face occidentale sicuramente si può parlare di Celti. Dobbiamo abbandonare, e questo è un altro dei punti che negli ultimi anni sta venendo giustamente spinto molto dalla moderna archeologia, dallo studio moderno della storia, un'immagine semplicistica che vuole il reperto collegato a un'etnia specifica. Il reperto molto spesso, e questo vale sempre di più quando andiamo indietro nel tempo, è espressione di una cultura materiale. Non solo l'oggetto utile in quanto tale viene replicato e viene adottato da chi ne entra in contatto, ma anche degli oggetti, non per la loro utilità, ma per il loro senso estetico, che magari incontra il gusto di popoli diversi. Per quanto riguarda la cultura di Hallstatt, noi abbiamo un esempio magnifico, microgruppo, potremmo dire, che interessa il mondo venetico, che è quello dell'arte delle situle. Le situle sono scuso un termine molto, molto brutto, però per capirci, sono dei secchi di metallo sbalzati, nei quali probabilmente veniva versato il vino che poi veniva attinto durante i banchetti. Quindi sono un elemento e queste situle sono sbalzate in maniera magnifica. Ora, si tratta evidentemente di un elemento di pregio. Si tratta di un elemento che è legato al banchetto, e il banchetto non è il cenone della sagra, ma è un qualcosa che nel mondo antico era legato alla sacralità e alla diplomazia. Nei banchetti si eseguivano delle ritualità legate alla sfera del sacro, nei banchetti si sancivano alleanze, nei banchetti si stabilivano accordi commerciali, e quindi la situla è un oggetto di pregio che è legato alle elite, perché sono le elite che banchettano, non è l'uomo comune, è l'elite che banchetta, è l'elite che sigla le alleanze, è l'elite che esegue determinati riti sacri, o che perlomeno presiede ai riti sacri. Ora, l'arte delle situle è replicata in ambito venetico, in ambito illirico e anche presso la cultura hallstattiana nelle sue facces occidentali. Questo cosa significa? Questo significa che i nobili, l'aristocrazia che era presente in tutto l'areale del mondo toccato dalla cultura materiale di Hallstatt, condivideva un gusto estetico probabilmente, ma condivideva tutta una serie di valori e di prerogative. Noi questo, attenzione, lo notiamo nell'Evo antico in maniera lampante in diversi contesti. C'è un'altra realtà vastissima che riguarda i commerci
dello stagno, dal vicino Oriente al mondo nuragico, alla Spagna dell'età del bronzo, alle coste danesi, che condivide degli aspetti di cultura materiale e degli elementi rappresentativi. La scure come simbolo di regalità, l'elmo cornuto come simbolo di potere, di regalità. Questo perché popoli distanti tra loro, che non avevano dei contatti serrati, avevano però le loro aristocrazie, che dovevano mettersi d'accordo per la tratta dello stagno, che si parlavano, che dialogavano tra loro e che condividevano degli aspetti legati al loro essere aristocrazia e quindi dei simboli. In piccolo, da un punto di vista geografico, ovviamente l'arte delle situle è questo. Per fare un esempio facile e immediato, è un po' quello che accade in realtà nell'Europa delle nazioni, quando anche prima dell'Europa delle nazioni, nell'Europa del basso medioevo, nell'Europa del Rinascimento, quando gli aristocratici inglesi magari sentivano di avere più punti in comune con gli aristocratici francesi, al di là di un annoso conflitto per il possesso dei territori in Francia, ma sentivano di avere qualcosa in comune più con la loro controparte francese che con il loro suddito inglese. Gli aristocratici delle diverse culture hanno spesso sentito un punto in contatto tra i loro corrispettivi, perché con i loro corrispettivi potevano dialogare probabilmente secondo un livello di scolarizzazione comune, ma potevano anche discutere di cose pratiche che erano appunto i commerci, i confini, le sfere di influenza. Ora, perdonatemi questa divagazione. Tornando all'arte delle situle, noi abbiamo appunto questo elemento che ci mostra come la cultura testina, la cultura venetica, intanto fosse partecipe di dei canali diplomatici e commerciali che potremmo dire riguardavano la parte meridionale della Mitteleuropa, il mondo illirico, il mondo pannonico, l'arco alpino e fino all'area appunto dell'Austria, e non solo, trasmettono poi quest'arte in una certa misura al mondo etrusco-padano, perché noi troviamo in aree dell'Etruria padana, dove etruschi e veneti però erano strettamente in contatto, ritroviamo l'arte delle situle. Quindi la situla come oggetto, come simbolo di aristocrazia, ma anche la situla come, passatemi il termine, linguaggio comune. Noi negli sbalzi delle situle noi rivediamo scene di guerra, scene di banchetto, scene sportive, incontri di pugilato. Abbiamo una fotografia di quella che è la vita del nobile, che è la vita del nobile venetico, ma che è anche la vita del nobile illirico, ma che è anche la vita del nobile alstattiano protoceltico, ecco. Vogliamo usare questo termine. Quindi siamo davanti a una realtà che è già molto articolata, che è già ibridata, potremmo dire, dal punto di vista materiale con delle realtà circostanti, ma è già molto autentica, ha già delle sue caratteristiche proprie, che in parte condivide con le realtà limitrofe. Un popolo che parla una lingua latino-falisca, un popolo che è materialmente, però dal punto di vista di cultura materiale, influenzato dalla cultura alstattiana, un popolo che affonda le sue radici dal punto di vista mitico, ma che poi non è completamente mitico, in contatti ancestrali con le realtà micenee. Vi ho parlato dell'alfabeto venetico, della lingua venetica, di come la lingua venetica fosse appunto parte della famiglia delle lingue latino-falisce. L'alfabeto venetico è invece una forma di alfabeto etrusco. Ora, su questo bisogna velocemente fare delle specifiche. In realtà l'alfabeto, come lo intendiamo noi, viene portato in Italia dai greci.
La forma di alfabeto greco che tocca per la prima volta la nostra penisola, se non sbaglio, dovrebbe essere non mi ricordo se focese o calcidese probabilmente, e viene imitato subito, una forma comunque di alfabeto greco, viene imitata subito da, dalle popolazioni, le prime popolazioni che entrano in contatto con i mercanti greci. E abbiamo ad esempio i primi esempi di scrittura latina nel Lazio, con il famoso vaso di Dueno, il mondo etrusco altresì tocca questo alfabeto greco e lo modifica a suo gusto. Gli Etruschi, muovendosi verso nord, nel nord Italia, che ancora non è Gallia Cisalpina, ma diviene appunto in questa fase Etruria Padana per le influenze etrusche, portano il loro alfabeto, e il loro alfabeto viene assimilato dal mondo venetico e dal mondo retico. Non sappiamo esattamente qual è il canale, se dagli Etruschi passa ai Veneti, dai Veneti ai Reti, oppure se Etruschi e Reti, dato che si tratta di due popoli molto vicini, perché fanno entrambi parti delle popolazioni tirseniche, abbiano avuto un canale diretto. Comunque ecco che l'albero degli alfabeti prosegue verso nord. Il Lepontico, che è la prima forma di alfabeto celtico, che ecco appunto chi è abituato a legare i Celti al nord Europa o addirittura all'Irlanda, questo magari non lo sa, ma il primo alfabeto celtico è nasce in Italia, perché la scrittura lepontica è nell'area di Gola Secca, tra l'Alta Lombardia e il Canton Ticino in Svizzera. Ecco. Dicevo, l'alfabeto trasmesso dagli Etruschi tocca Veneti, Reti e i Celti Leponzi, e successivamente addirittura si muove verso nord, e ormai io penso che sia acclarato, si è assodato che il runico, che è la scrittura delle popolazioni norrene, che abbiamo in forme precedenti anche in ambito germanico, sia nuovamente una versione locale, ma dell'alfabeto etrusco, che a sua volta è una versione di un alfabeto greco. Ora, gli alfabeti però, appunto, come vi ho detto, si declinano in maniera differente, perché ogni popolo sviluppa una sua variante che prende forza dalla coesione culturale di questo o quel popolo. Per l'ambito venetico noi abbiamo una realtà che dalla bassa Veneta spinge verso nord. Qui in Cadore abbiamo esempi diversi di scritture in alfabeto venetico, e poi lo abbiamo anche molto verso est, come vedete incredibilmente verso est. Ora, questo, sottolineo, non significa che i Veneti culturalmente e politicamente estendevano la loro influenza fino in Pannonia, perché noi abbiamo un esempio, quello che vedete più a est, che è in area pannonica praticamente. Vuol dire che i popoli, ma penso che avrete ben visto che è un filo conduttore in generale, quando parlo io soprattutto, ma in generale quando si parla di storia antica e di archeologia, i popoli non stavano fermi, i popoli si muovevano e elementi singoli andavano a portare la propria realtà, perché si spostavano, si inserivano in seno ad altre realtà e portavano il loro contributo, e magari lasciavano un segno che magari non era incisivo, ma comunque testimoniava un contatto. Per quanto riguarda il Cadore, ecco, questa non vi dico che cos'è, perché se no mi percuotete, perché penso che lo sappiate abbastanza meglio di me. Sui Veneti e il Cadore ho parlato in maniera diffusa quando venni 2 anni fa, non voglio annoiarvi.
se non sottolineare nuovamente come la realtà cadorina sia una realtà incredibilmente particolare, che ci consente di analizzare da vicino quella commistione tra popoli diversi in chiave propositiva, e che qui rispetto ad altre realtà dove i centri di coesione sono centri politici, qui si muove principalmente su centri religiosi, sui santuari. Santuario di Lagole è primo fra tutti, ma non è l'unico. I Veneti in Cadore probabilmente giungono successivamente rispetto alla definirsi della cultura testina in pianura. E questo perché il mito dei Veneti che giungono e che scacciano sui monti gli Euganei non è probabilmente così sbagliato. Noi abbiamo più volte, per quanto riguarda la storia dell'uomo, quando vi sono degli spostamenti di genti, che raramente, sottolineo, prendono la forma di migrazioni massicce, di gente che con armenti, armi, bagagli, mogli, figli, nell'arco di un anno arriva, spazza via la cultura precedente, si stabilisce. Ecco, questa è storia ottocentesca. Ce la siamo beccata fino agli anni 40, sfortunatamente, a volte fino agli anni 50. Ma questo modello è un modello che non è realistico. Non è realistico perché è vero che le distanze erano molto più percorribili di quello che immaginiamo, ma comunque erano distanze che erano a misura dell'uomo di allora, con dei numeri che sono anche diversi da quelli di oggi. In realtà, quando noi abbiamo penetrazioni di individui in un territorio, questo avviene sempre tramite piccoli nuclei, solitamente piccoli nuclei composti esclusivamente da maschi, si tratta di bande armate, secondo quel fenomeno di gemmazione che i latini chiamavano uer sacrum, primavera sacra, ma che non è in realtà proprio solo delle popolazioni latine o dei popoli italici, perché i greci riconoscono che il uer sacrum esisteva anche presso di loro. Quando venni qua due anni fa parlammo della penetrazione dei catubrini, dei celti catubrini qui, che probabilmente nasce come un uer sacrum proprio perché il nome stesso dei catubrini probabilmente sottintende a una elite guerriera. Dicevo, ecco, i movimenti di popoli si hanno con piccole bande armate che si affermano e che si muovono dalla loro terra d'origine di solito perché non c'è abbastanza da mangiare. Infatti il mito del Versacrum ricorda come una classe d'età venisse sacrificata ritualmente al dio della guerra, però l'idea di un sacrificio cruento viene considerata troppo barbara e allora vengono sacrificati allegoricamente, allontanati dalla comunità. C'è tutta questa struttura, questo racconto che non sappiamo quanto sia realistico o meno, che però in buona sostanza riflette quello che era il Versacrum. Ora, ecco, dicevo, quando si parla di movimenti di popoli, immaginiamo prima queste piccole bande armate che arrivano, si stabiliscono, si impongono violentemente o offrendosi come mercenari, sono le due variabili. Se non ce la fanno, non lo sappiamo, perché muoiono nel percorso, perché non sopravvivono, e poi successivamente, una volta che si sono stabiliti presso la cultura locale, il loro modello culturale diventa il modello culturale vincente. Quindi anche i locali vogliono diventare come loro, quindi si acculturano verso la cultura di questi nuovi elementi che sono arrivati. E contemporaneamente però c'è anche un afflusso di piccoli nuclei familiari che arrivano da quella che potremmo chiamare casa madre, perché i contatti sono stati mantenuti. Questo significa che la popolazione locale non viene massacrata, non viene scacciata, ma viene assorbita, viene acculturata, senza dare al termine una valenza positiva o negativa. Non è che la cultura di chi arriva è superiore e di chi subisce questo ingresso è inferiore. Semplicemente quelli che arrivano sono più bravi a menare le mani di
quelli che accolgono, oppure portano innovazioni tecniche tali, perché poi sull'arco alpino abbiamo anche esempi di questo tipo, oppure la penetrazione non è esclusivamente violenta, ma portano innovazioni tecniche tali che vengono accolte dalla popolazione locale, ma di nuovo comunque il modello dei nuovi arrivati è visto come un modello vincente, allora c'è questo processo di acculturazione. Un esempio massimo di questo è la calata gallica del V-IV secolo a.C. in Italia settentrionale, che da Etruria Padana diventa Gallia Cisalpina. Cioè, cosa è successo agli Etruschi che c'erano prima? I Galli li hanno ammazzati tutti? No. Sono scappati tutti sui monti e sono diventati reti, perché c'è anche questo mito? No. È impensabile. Le sostituzioni etniche, che sono una cosa orribile, le facciamo solo noi uomini moderni, noi contemporanei. Gli antichi non avevano interesse a farle. E gli Etruschi, conquistati sotto una certa ottica dai Galli, vedono il modello gallico come vincente e si uniformano a questo. E noi abbiamo attestazione di questo passaggio in maniera lampante dalle sepolture, ad esempio, che ci sono in area boica a Monte Bibele. Abbiamo una differenza di deposizione tra gli individui etruschi e gli individui gallici, ma è qualcosa che va a sfumare. Ora, questo è il modello principale. L'elemento riottoso, che non è d'accordo con il nuovo status quo, però spesso c'è. C'è sempre qualcuno che non è d'accordo con il nuovo arrivato e allora magari si sposta. Quindi e da qui l'idea degli euganei che si muovono verso l'area montana scacciati dai Veneti non è poi così sbagliata, è possibile che ci siano stati alcuni elementi dei locali che si siano mossi in area montana. D'altra parte noi abbiamo una sussistenza di elementi euganei in epoca romana proprio nelle aree, nelle valli che sono più a ridosso, ad esempio nel corso dell'Adige verso il Trentino noi abbiamo nel Veronese gli Arusnati, i pagini degli Arusnati, questi Arusnati che rimangono come elemento fino all'età romana, sono un elemento retico, quindi euganeo, non venetico. Ecco, dicevo, in Cadore i Veneti saranno arrivati dopo perché probabilmente in area cadorina prima si saranno attestati gli elementi della popolazione precedente, che potremmo indicare come reto euganea. Successivamente però sappiamo che i Veneti qui arrivano, qui si stabiliscono, ma sotto un certo punto di vista, come già dissi quando venne in passato, il rapporto con i locali è propositivo e crea una realtà mista che è difficile da definire. Poi qua in particolare arriveranno anche i Celti Catubrini, ci sarà un terzo elemento, ma noi, per quanto in misura minimale, poi oltretutto mi hanno fatto sapere proprio oggi che ci sono delle novità in ambito archeologico che potrebbero darci dei nuovi input per quanto riguarda l'elemento retico. Comunque, ecco, l'elemento retico qui c'è, non è che scompare. Sicuramente però la parte del leone, per una buona fetta, la fa l'elemento venetico, tant'è che qui abbiamo iscrizioni che sono in alfabeto venetico, non in alfabeto retico. Tornando alla cultura testina e alla cultura venetica, noi cominciamo ad avere dei riferimenti, al di là appunto di tutto l'impianto mitico di cui ho già parlato, dei riferimenti espliciti ai Veneti del Venetorum Angulus, quando cominciano i contatti con il mondo greco, nello specifico col mondo siceliota, con Dionisio I che stabilisce i suoi empori, che rifonda alcuni centri costieri che precedentemente erano propri sia del mondo etrusco, sia ecco, come Adria, che è una realtà Adria, una realtà che è in parte etrusca ma in parte anche venetica. Adria viene rifondata dai Siracusani. Questo significa semplicemente che i Siracusani arrivano, fondano un loro, stabiliscono un loro emporio nella città e poi la piega politica inizia a gravitare verso appunto l'ambito siracusano. Ecco, una spinta principale all'espansione siracusana in generale nell'Alto Adriatico è, al di là del reclutare mercenari gallici, ma lo
sud rispetto al mondo venetico, e commerciare con i Veneti. E in particolare noi sappiamo dalle fonti che erano incredibilmente rinomati dai greci i cavalli dei Veneti. I Veneti vengono chiamati da Strabone Veneti dei bei cavalli, l'epiteto che viene utilizzato per come tratto distintivo è quello appunto di allevare dei cavalli d'eccezione. E noi sappiamo dalle fonti greche che i cavalli venetici vengono, oltre che essere appunto considerati merce di lusso, vengono utilizzati nelle gare, addirittura nelle Olimpiadi in Grecia. Quindi sono degli elementi che piacciono al mondo classico e che diventano distintivi quindi del mondo venetico. Questo è un elemento interessante, particolare, perché sicuramente, secondo me è un caso perché, ecco, come abbiamo detto, non, per quanto vi siano degli elementi di realtà, non possiamo abbandonarci in maniera prona al mito omerico. L'Iliade è stata scritta ben prima dei contatti tra Siracusa e i Veneti. Però ecco, c'è questo caso che io trovo affascinante: se da una parte Strabone ci parla dei Veneti, dei bei cavalli, Omero, parlando degli Eneti, degli Enetoi, ci dice che vengono dalla Paflagonia, che è la terra delle mule selvagge, una terra di giumente, una terra di equini. Quindi c'è questo elemento che è sicuramente, io lo trovo molto affascinante, volerci dare però, come accade in certi ambiti molto fantasiosi, darci una valenza effettiva per dare forza al mito della provenienza dalla Turchia, ecco, no, questo credo di no. Però rimane sicuramente un carattere affascinante. Come abbiamo detto prima, il mondo venetico è legato al mondo romano per questa comunanza linguistica e per il mito condiviso. Ma noi abbiamo anche un altro riferimento interessante in Polibio. Polibio scrive che i Galli di Brenno, che hanno sconfitto i Romani sull'Allia, hanno posto sotto assedio il Campidoglio, a un certo punto devono levare l'assedio al Campidoglio e correre a spron battuto a difendere le loro terre, perché queste sono state attaccate dai Veneti. Ora, questo elemento è, io ho scritto probabilmente falso, mi spingo qui a dire che è sicuramente falso per tutta una serie di considerazioni. I Galli che assediano Roma non sono un popolo, ma sono una banda mercenaria che prima stava combattendo probabilmente al sotto degli Etruschi, si trovano in disaccordo con i loro committenti, attaccano gli Etruschi, i Romani intervengono come terza parte e allora indispongono i Galli, che per questo attaccano Roma. Anche questo probabilmente in parte è mito. Sta di fatto che la realtà gallica che si è abbattuta su Roma non può essere definita un popolo e non può essere immaginata nemmeno come l'estensione militare di una realtà protonazionale. Qualcuno ha provato a dire era l'esercito dei Galli Senoni. I Galli Senoni erano una realtà che stava tra le Marche e la Romagna. Tra tutte le realtà galliche della penisola è quella che non sembra riuscire mai ad arrivare a una maturazione politica che offre una certa stabilità, e questo perché è costantemente rinverdita da bande guerriere che da Oltralpe calano in Italia, vengono in qualche modo esortate ad andare altrove dagli altri potentati gallici che stanno nascendo, che stanno cercando un'evoluzione nazionale, e quindi è una realtà che sobbolle, quella dei Galli Senoni, non è una realtà che probabilmente giunge mai a una stabilità tale da poter avere una struttura proto-nazionale, un'espressione militare propria, no. Senza contare che i Veneti, anche dando per buona quest'idea che i Galli di Brenno fossero un'emanazione dei Galli Senoni, i Veneti per attaccare il paese dei Galli Senoni avrebbero dovuto attraversare tutta l'Emilia, che era il paese dei Galli Boi. Quindi ci sono degli elementi che non tornano, assolutamente più elementi.
Però è interessante che Polibio lo scriva. Il dato interessante qui è che Polibio, che ricordiamoci è un greco, ma è anche il persona che ci racconta delle guerre macedoniche, che ci racconta della terza guerra punica, praticamente come persona che la vive, potremmo dire, e che ci racconta della seconda guerra punica e della storia precedente di Roma, seguendo un disegno politico. Il fatto che i Veneti siano ricordati come i salvatori di Roma dai Galli, vedremo che probabilmente in senso, allora, è assolutamente falso per quanto riguarda il sacco di Roma, ma in senso lato probabilmente è vero. E quindi probabilmente Polibio si rifà a un mito che era stato sviluppato prima che lui potesse scrivere, ma che era nato, che era germogliato in età romana. Questo perché? Noi sappiamo che nella seconda metà del III secolo a.C. i romani si lanciano in operazioni diplomatiche verso il nord Italia perché hanno una gran paura. Cosa è successo nel frattempo? Dopo la vittoria dei Romani a Sentinum, i Romani sono diventati la potenza indiscussa dell'Italia centrale. Hanno sconfitto una coalizione formata da Sanniti, Umbri, Etruschi e Galli Senoni, che però sappiamo dalle fonti erano lì presenti come mercenari dei Sanniti, sempre, non come entità politica. Comunque i Romani avevano conquistato, se vogliamo, esteso la loro influenza a tutta l'Italia centrale, avevano terminato sopire gli ultimi focolai di indipendenza del mondo etrusco e avevano completamente eradicato i Galli Senoni dall'Ager Gallicus, ovvero da quei territori costituiti dalle Alte Marche e dalla Romagna, e avevano fondato la colonia di Rimini, a Riminum. La fondazione di Rimini viene vissuta dai Galliboi, la realtà gallica composta da 113 tribù federate tra loro, che non avevano un centro politico ma avevano un centro santuariale come collante politico, che era in quella che viene chiamata Selva Litana, tuttora non identificata. I Galliboi vivono la fondazione di Ariminum come un attacco. D'altra parte Rimini è una punta di lancia diretta verso la Gallia Cisalpina. Vi sono molti scontri che avvengono tra i Galliboi e altre realtà galliche minori, probabilmente i Lingoni del Ferrarese, e i Romani, che vedono alterne vicende. Però di fatto la colonia di Rimini rimane tale, si sviluppa, fiorisce, e quindi il mondo gallico la sente come una minaccia. I Galliboi fanno pressioni sui loro vicini. I loro vicini sono i Galli Insubri. Gli Insubri sono una realtà gallica molto particolare, perché se da una parte Tito Livio scrive che sono formati da tutta una serie di bande guerriere che giungono dalla Gallia Transalpina, guidati da Belloveso, elemento realistico quello delle bande guerriere che si muovono di popoli gallici diversi, però al contempo la realtà transalpina che era arrivata nel nord aveva trovato la cultura di Gola Secca, quella di cui vi ho parlato prima, i Leponzi, quelli che scrivevano con l'alfabeto lepontico, appunto un derivato dell'alfabeto etrusco, una realtà celtica preesistente in Lombardia, con la quale si erano amalgamati, pare in maniera anche relativamente pacifica, proprio perché avevano comunque delle radici comuni. E i Galli Insubri avevano fondato una città chiamata Mesiolano, che è quella che poi i Romani chiameranno Mediolanum e che noi conosciamo come Milano. E avevano cominciato a espandere la loro sfera di influenza nell'Italia settentrionale, federando tutta una serie di altre tribù celtiche ma anche tribù liguri. Una realtà, quella dei Galli Insubri, quindi molto potente. Potremmo dire, con tutti i distinguo del caso, che gli Insubri di Mesiolano stavano facendo nel nord Italia quello che i Romani stavano facendo in Italia centrale.
Bene, i Boi riescono a convincere gli Insubri a spalleggiarli per una sorta di guerra preventiva contro Roma, dicendo: guardate, hanno eradicato i Senoni, che erano i nostri cugini, hanno fondato Rimini, quanto ci vorrà perché questi romani continuano ad avanzare in Nord Italia. E noi sappiamo che i Galli Insubri, che dovevano avere anche un discreto potere economico, reclutano un enorme contingente di mercenari chiamati Gaesati, secondo la pronuncia restituta, da Oltralpe, che erano degli appartenenti a una casta guerriera particolare del mondo celtico. In passato si pensava che fossero un popolo, in realtà Polibio dice chiaramente che erano chiamati Gaesati perché facevano la guerra per il soldo. Ciò significa che erano mercenari, Gaesati, portatori di Gesum, che è un giavellotto metallico proprio delle popolazioni celtiche, probabilmente è il corrispettivo celtico appunto del greco mistoforoi, mercenari. E riescono a convincere anche i Taurini, una popolazione celto-ligure del Piemonte, a muovere contro Roma. Ora, mentre gli Insubri, su richiesta dei Boi, si muovono per creare questa enorme coalizione celtica per attaccare preventivamente i romani non restano con le mani in mano e cercano alleati anche loro. Al di là di mobilitare tutte le popolazioni italiche che sono loro tributarie, sono loro alleate, i romani cercano anche alleati a nord e li cercano proprio tra i Veneti e li trovano tra i Veneti, sancendo nella seconda metà del III secolo a.C. un foedus, un trattato di alleanza. Questo trattato di alleanza tra Roma e i Veneti, che probabilmente, appunto, non metto in dubbio sia stato favorito anche da tutti i punti in comune linguistici che avevano, probabilmente è quell'elemento che fa nascere non solo il mito dei Veneti salvatori di Roma durante il sacco di Roma, ma che spinge a arricchire e a dare più forza e a dare più voce al mito di Antenore. Dopotutto, parliamo una lingua simile, troviamo degli interessi simili. La cosa migliore da dire è che in fondo siamo imparentati alla lontana, abbiamo le comuni origini illustri che in questo caso si trovano con il mondo troiano. L'adesione dei Veneti all'alleanza con Roma è di fatto quello che impedisce, e questo ce lo dicono le fonti, impedisce ai Galli di schierare completamente tutte le loro forze quando si muovono contro Roma. Debbono lasciare i Boi in particolare debbono lasciare a difesa dei loro territori dei contingenti militari, perché i Veneti cominciano operazioni di disturbo. Non saranno i soli: da sud sappiamo che gli Umbri e i Sarsinati attaccheranno l'area boica, ma da nord i Veneti anche l'attaccheranno, e questo impedirà appunto ai Boi di impiegare tutte le loro forze per questa grande confederazione gallica, che si muoverà verso sud, inizialmente sconfiggerà i romani in maniera cocente a Fiesole, ma poi verrà stritolata da due eserciti romani a Talamone nel 225 a.C. Chissà, se i Veneti non avessero aderito all'alleanza con Roma, forse i romani non avrebbero vinto a Talamone. Noi questo non lo sappiamo, ovviamente, dirlo è speculativo, è fantastoria. Sta di fatto che da questo momento in poi noi abbiamo una alleanza molto solida tra i Veneti e i romani, che vedono nei Veneti di fatto la possibilità di estendere il loro influsso in Italia settentrionale, potendo appoggiarsi a un popolo con il quale condividono perlomeno dei tratti culturali, mentre con i Celti, chiaramente, per carità,
si tratta sempre di popoli indoeuropei, ma siamo davanti a popolazioni con molti elementi di diversità. Il fatto che i Veneti entrino nell'orbita romana consente anche a Roma un'altra cosa, di accostare presso di sé un popolo celtico, un popolo gallico, quello dei Galli Cenomani. I Galli Cenomani sono un popolo che giunge in Italia sempre dal V e IV secolo avanti Cristo. Secondo il mito giungono subito dopo gli insubri di Belloveso, guidati dal loro capo che viene chiamato, a seconda delle fonti diverse, o Editovio o Elitovio, e fondano le città di Brescia, per prima cosa, Brixia, radice celtica, brig, collina, montagna, e successivamente fondano, in realtà sappiamo rifondano, considerate che nel 99% dei casi tutte le fondazioni della seconda età del ferro sono rifondazioni di insediamenti della prima età del ferro, che sono a loro volta rifondazioni di insediamenti dell'età del bronzo. Questo perché adesso noi abbiamo una realtà che è incredibilmente antropizzata. All'epoca i territori che fossero fertili, non paludosi, non eccessivamente boschivi, non troppo petrosi, in posizione facilmente difendibile, vicini a un corso d'acqua, erano pochi. Quindi questo porta che è raro avere delle fondazioni ex novo, ci sono, ma molto spesso abbiamo delle rifondazioni. Per quanto riguarda Verona, noi sappiamo benissimo che prima della Verona celtica c'era una Verona retica e forse ci sarà stata anche una Verona venetica. Io questo però non, su questo non metterei la mano sul fuoco. Una Verona retica c'era sicuramente. Ecco, inizialmente quando i Galli Cenomani giungono nel Bresciano, poi arrivano nel Veronese e arrivano lungo le sponde dell'Adige, l'impatto con i Veneti è violento, sicuramente. Noi questo lo sappiamo perché abbiamo una serie di diagnostici. L'insediamento venetico di Oppiano Veronese si esibisce in tutta una serie di opere difensive, fossati ad agere con palizzate, che sono compatibili con il periodo nel quale convenzionalmente viene inquadrata la calata gallica. Calata che ricordiamo è sempre costituita da piccole bande armate, non dall'ondata montante di migliaia di uomini. Ecco, abbiamo queste opere difensive e di fatto però vediamo proprio un attestarsi, come ha sottolineato il professor Gambari, dell'area di influenza venetica a est dell'Adige. Addirittura noi sappiamo da Tito Livio che i Veneti di Wicetia, di Vicenza, erano sempre pronti alle armi e agiranno in maniera immediata e repentina quando le coste dei Veneti verranno interessate dalle scorrerie del pirata e mercenario spartano Cleonimo, ricacciandolo a mare. Ecco, questa è una nota di colore, in pochi sanno che i Veneti sono stati uno dei popoli che può fregiarsi di aver sconfitto in battaglia i poderosi spartani. Poi ecco, quanto gli spartani fossero poderosi e quanto fosse un mito alimentato dalla stessa macchina della propaganda spartana, non so. Però ecco, questo è un elemento interessante, questo condottiero spartano, faccio un piccolo inciso, questo condottiero spartano Cleonimo si muove inizialmente verso il sud Italia, non riesce a ritagliarsi una posizione e poi con un gruppo di mercenari, al momento parte probabilmente erano italici, erano magnogreci, non so quanti fossero ancora spartani, però giunge a saccheggiare le coste del Venetorum Angulus. E Tito Livio scrive che i Veneti di Vicenza, proprio perché sono sempre pronti al combattimento, sono sempre allerta perché devono difendersi dalle incursioni dei Celti, quindi chiaramente si sta riferendo ai Cenomani, si mobilitano, la Juventus, la gioventù venetica si mobilita molto velocemente, attacca gli Spartani, li respinge
nel Medoacus, nel Brenta, e poi addirittura insegue via con le navi, le barche e le navi degli Spartani, ne distrugge alcune e obbliga Cleonimo alla fuga. Al di là di questo inciso interessante, comunque inizialmente i rapporti tra Veneti e Gallicenomani devono essere stati improntati da una forte conflittualità, e questo si nota anche da questa bellissima stele, che è la stele di Padova, si trovava in via Oberdan, e che mostra un cavaliere venetico che travolge un fante gallico, un guerriero gallico a piedi. E lo stilema è quello della Celtomachia, che è comune nelle urne etrusche, la troviamo a schiovere fino al secondo secolo avanti Cristo, e questo probabilmente è l'unico, forse ce n'è un altro però questo è l'unico certo esempio venetico che abbiamo di Celtomachia. Io la trovo stupenda perché soprattutto le linee del corpo del gallo, la gamba piegata indietro, lo scudo visto di profilo, secondo me ha un che di arte moderna quasi, secondo me. Forse l'effetto dovuto anche dal fatto che è un po' di lavata, però comunque la trovo veramente un'opera d'arte magnifica. Questo inizialmente. Successivamente, però, tra la fine del IV e i primi del III, i rapporti tra i Veneti e i Gallicenomani cambiano, e cambiano radicalmente. Questo probabilmente, anzi, secondo me sicuramente, perché i Gallicenomani non hanno la forza d'urto di imporsi sui Veneti, che avevano avuto ad esempio i Galliboi di imporsi sugli Etruschi. O forse anche perché la realtà venetica è militarmente e politicamente più vivace e più reattiva di quella dell'Etruria padana. Quale sia il caso, comunque, i Gallicenomani si attestano a ovest dell'Adige. Verona potremmo dire che è il centro cenomane più a est in assoluto, come grande centro cenomane, poi vedremo. Successivamente cosa succede? Succede che i rapporti si distendono, e oltre al fatto che i cenomani hanno visto, dopo il primo impatto, che non riescono a sfondare, non riescono a imporsi completamente sul mondo venetico, dall'altro lato i cenomani decidono di coltivare dei rapporti propositivi col mondo venetico, anche perché mal sopportano l'espansionismo degli insubri di cui vi ho parlato prima, che da Milano appunto andavano federando in maniera più o meno pacifica evidentemente altre tribù. E quindi, proprio perché non vogliono essere inglobati dal mondo insubre, e quindi col mondo insubre cominciano a instaurare dei rapporti conflittuali, cercano di instaurare dei rapporti propositivi col mondo venetico. E noi questo lo vediamo da moltissimi elementi. Al di là del fatto che i Veneti acquisiscono degli elementi di cultura materiale dal mondo celtico, ecco, la vedete, abbiamo degli esempi per quanto riguarda, nella cartina che vedete, abbiamo tutte le evidenze di materiale celtico ritrovato in territorio venetico datato al III secolo avanti Cristo. Vedete, chiaramente c'è una grossa fetta anche per quanto riguarda l'area cadorina. Ma se per il territorio cadorino probabilmente l'influenza è diversa e riguarda appunto i catubrini, che venivano invece dall'area carnica successivamente, in questo caso per quanto riguarda la bassa abbiamo una penetrazione cenomane. Penetrazione che, va detto, era cominciata molto, molto prima, con singoli individui. E noi questo lo sappiamo da tutta una serie di dati epigrafici. Ad esempio ci sono dei ciottoloni, qua ne vedete un esempio, che sono, scusatemi, quello un pochino arsa, ecco. Abbiamo dei ciottoloni ritrovati nel Padovano che mostrano che addirittura già in precedenza, già nel V secolo avanti Cristo, abbiamo dei singoli, quando quindi i rapporti erano ancora abbastanza conflittuali, però abbiamo dei singoli celtici
che si insediano in area venetica. Questi ciottoloni ritrovati a Padova riportano il nominativo, dei nominativi di una famiglia completamente inserita nel mondo patavino, tant'è che addirittura uno dei suoi esponenti mostra il titolo di Ecupetaris, che in venetico vuol dire cavaliere, come classe sociale, e qua noterete l'assonanza con gli equites del mondo romano, si parlava di una comunanza linguistica. Ecco, questo personaggio si chiama Tivalio Bellenio. Bellenio è un Tivalio il prenomen, Bellenio il nomen, Bellenio è un nome gallico, non è un nome venetico. Andando oltre, ecco, quindi abbiamo un individuo, un allogeno gallico, già nel V secolo, insediato, integrato in ambito patavino, che prende, addirittura fa un cursus honorum interno e acquisisce il titolo di Ecupetaris. Ma io penso che l'esempio più lampante sia quello della stele di Isola Vicentina, che qua ho riportato. Ora, la stele di Isola Vicentina riporta un termine che è stato gestito nella maniera peggiore possibile, che è il termine di Venetkens. È stato gestito malamente, a me piange il cuore, anche dall'ambito accademico, dall'ambito archeologico. Perché c'è stata una mostra bellissima, a Padova mi pare, non ricordo se a Padova ad est, Venetkens proprio, a Venetkens, i Veneti antichi. Venetkens non vuol dire Veneti, non era il nome che si davano i Veneti, Venetkens. Venetkens è un aggettivo, vuol dire venetizzato. La stele di Isola Vicentina, qui mi perdonerete ma il venetico non lo parlo, quindi l'ho trascritta perché sennò non avrei potuto citarla bene. Iaz Venetkens ost che enogenens lions meu fasso. Che vuol dire Iaz, che è un nome celtico, Venetkens, venetizzato, ost, straniero, ostis, nemico in latino, ost, straniero, che, congiunzione, enogenens, nativo, locale, lions, nome proprio venetico, meu fasto, mi hanno fatto. Questa stele riporta scritto, questo signore a nome Iaz, che è un venetizzato, che noi abbiamo accolto nella comunità, e lions, che invece è un locale, un indigeno, mi hanno fatto. Abbiamo un cippo, probabilmente un cippo votivo, un cippo commemorativo, che è stato fatto da un individuo celtico integrato in seno alla comunità venetica, integrato ma in una certa percentuale, perché viene riportato come venetizzato, non come non è un cittadino normale, è un venetizzato, è un integrato. E Lions invece, che è un veneto, l'hanno costruita, l'hanno scolpita insieme. Ma non solo, se andiamo oltre, abbiamo un altro esempio stupendo, un'urna cineraria magnifica ritrovata ad Este. Quest'urna cineraria conserva le ceneri di due donne, Frema Bojalna e Repetonia Votina, che evidentemente dovevano essere legate da una parentela, visto che le loro ceneri sono unite e conservate in un'urna. Frema Bojalna è una donna venetica, Frema è un nome venetico, ma è Bojalna, è moglie di un Bojos. Si sono spinti a dire che doveva essere un gallo dei Galli Boi, non necessariamente, Bojos è un nome proprio, però comunque un nome gallico. Rebetonia Votina è una donna celtica, perché Rebetonia è un nome gallico, ma è Votina, era sposata a un certo Votos, e Votos o Votos, come vogliamo, è un nome venetico. Quindi siamo davanti a un'integrazione magnifica di elementi celtici, cenomani, che sono presenti in ambito venetico. Ora, questo rapporto
tra cenomani e veneti, è anche attestato poi da tutta una serie di elementi di cultura materiale. I veneti adottano le lunghe spade dei galli, le spade latembi, che all'epoca non è che siano poi così lunghe, sono 60 centimetri di lama, ma sono incredibilmente utili e versatili. I veneti adottano delle fibule, adottano delle forme d'arte, abbiamo degli orecchini trovati ad est che sono evidentemente di arte lateniana. I veneti adottano i torque in argento a terminazione ad anello a doppio filo ritorto, che sono di nuovo elementi lateniani. Però questi sono elementi di cultura materiale. Avere delle attestazioni epigrafiche con nomi propri di individui dimostra che noi abbiamo dei singoli galli insediati in seno al mondo venetico. Addirittura non sapremo mai qual era il rapporto che legava Frema, Bujarna, Rebetonia, Vutina, però probabilmente forse Frema Bujarna era la sorella del Votos che è marito di Rebetonia. Ecco, possiamo immaginare sicuramente dei rapporti molto stretti comunque. Ora, questo cosa comporta? Scusate, bello della diretta, ecco, di questo ne parleremo dopo. Questo cosa comporta? Comporta che i galli cenomani, anche loro siglano un foedus con i romani e lo fanno esattamente nello stesso periodo nel quale lo fanno i veneti. Anche truppe dei galli cenomani attaccheranno le terre dei boi, probabilmente attaccheranno le terre degli insubri, quando la grande confederazione gallica marcia verso sud, e successivamente i galli cenomani diventeranno testa di ponte per i romani per quanto riguarda la loro penetrazione in Lombardia. Perché noi sappiamo che, ad esempio, i romani per la prima volta entrano in territorio insubre e poi si muovono nel terreno chiuso tra il Chiese e l'Oglio, si appoggiano ai cenomani. Magari inizialmente i romani non si fidano troppo dei cenomani, per carità, visto che i rapporti che hanno con i galli sono sempre stati conflittuali, ma probabilmente proprio perché i cenomani sono alleati dei veneti e intrattengono ottime relazioni con i veneti, proprio per questo i romani riescono a impostare rapporti propositivi anche con loro. Non solo, questo poi porta alla nascita di tutta una serie di realtà insediative minoritarie dei cenomani in territorio venetico. Io personalmente metto le due cose in relazione. Vi ho detto che Verona è il centro cenomane più a oriente. Noi però notiamo anche piccoli insediamenti, come dicevano i greci parlando dei Celti, catacomas, per villaggi, per villaggetti che i Celti amavano insediarsi in maniera sparsa. Ecco, notiamo questo insediarsi catacomas lungo il corso dell'Adige, che sembra quasi una direttrice di penetrazione, e abbiamo addirittura testimonianze di piccoli insediamenti venetici nell'agro atestino. Ora, è impensabile pensare che dei piccoli insediamenti agricoli cenomani esistessero nell'agro atestino senza il beneplacito dei veneti. Ma questo cosa significa? Oltre che sottolineare ancora di più il rapporto positivo e propositivo tra le due realtà, probabilmente è sintomo di donativi che il mondo venetico offre alle realtà cenomani per aderire a quell'asse gallico in generale, anti-insubre potremmo dire, e filo romano, che si stava sviluppando in Italia settentrionale. Tant'è che successivamente, durante la Seconda Guerra Punica, noi troveremo i galli cenomani citati da Tito Livio come unica fide manserat gallica gens, unica popolazione gallica che rimase fedele quando Annibale
cala, attraversa le Alpi, cala in Nord Italia, tutti i galli che erano stati pacificati da poco si sollevano, si ribellano, passano ad Annibale, i cenomani invece rimangono fedeli a Roma. Perché? Sicuramente perché gli insubi passano ad Annibale e allora i cenomani non potevano che fare il contrario, ma probabilmente anche perché ormai il loro rapporto con il mondo venetico e conseguentemente con il mondo romano è talmente tanto solido che è l'unica opzione percorribile. Contemporaneamente, sempre per quanto riguarda la seconda guerra punica, noi leggiamo in Silio Italico, che va un po' preso con le pinze perché Silio Italico è molto fantasioso per certe cose, e lui scrive il Punica, che è una sorta di Iliade replicata a tema seconda guerra punica, ma unisce elementi molto fantasiosi o perlomeno questionabili. Lo scudo di Annibale, la descrizione dello scudo di Annibale sembra ripresa dalla descrizione dello scudo di Achille dell'Iliade, ha degli elementi molto manierosi all'interno. Però il dato interessante è che Silio Italico parla della Juventus Patavina, della gioventù patavina dei Veneti, che capitanata da Pediano, questo giovane dell'aristocrazia di Padova, cavalca per appoggiare i romani e combatte al fianco dei romani nei diversi scontri che vedono i legionari contrapposti alle truppe cartaginesi. Quindi abbiamo questo ricordo del mondo venetico alleato di elemento di vettore, potremmo dire, vettore di romanizzazione per quanto riguarda il Nord Italia, e elemento fedele a Roma anche nei momenti di più grave conflitto. Inizialmente io ho detto che il rapporto tra i Romani e i Veneti è sempre stato positivo, quasi sempre, poi ho detto. Ecco, questo perché? Perché c'è un episodio che avviene tra il 175 e il 174 avanti Cristo, e che viene riportato da Tito Livio in maniera un po' bizzarra. È la famosa Patavinorum Seditio, la rivolta, la ribellione dei patavini. Cosa succede? In realtà Tito Livio riporta il fatto in maniera molto asciutta. Ci dice che a Padova ci sono due partiti politici che non riescono a mettersi d'accordo, che sono molto ostili tra di loro, e che allora i patavini richiedono un arbitrato a Roma. Roma invia un console, il console di Roma giunge a Padova, esegue il suo arbitrato, Tito Livio non ci dice come si sviluppa questo arbitrato, e poi una volta concluso l'arbitrato, evidentemente comunque in maniera positiva, evidentemente chi l'aveva chiamato era rimasto soddisfatto, il console ritorna a Roma. Ora, il mio professore, il mio compianto professore Ezio Buchi, quando studiavo a Verona storia romana, amava presentarci la Patavinorum Seditio un po' come qualcosa che poteva essere letta in maniera duplice. O da una parte abbiamo effettivamente un arbitrato portato avanti dai romani, perché i romani sono una terza parte, in fondo sono neutrali, non sono coinvolti tra questi due partiti che si contendono il governo di Padova, e quindi allora come neutrali ed espressione di una realtà amica giungono, fanno quello che devono fare, e quindi siamo davanti semplicemente a un'operazione diplomatica completamente normale. A dare credito a questa ipotesi il fatto che non sarà l'unico arbitrato al quale assisteremo, ma in altri due casi successivamente, verso la fine del secondo secolo avanti Cristo, la seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, noi avremo degli arbitrati analoghi. Vedremo che Roma verrà chiamata in causa per decidere dei contenziosi tra i confini tra Este e Padova, in due casi. Quindi potrebbe effettivamente trattarsi di un arbitrato semplice, nulla di strano. Però va detto che Livio usa la parola seditio, sedizione, rivolta. E non siamo davanti a due città diverse che chiedono un intervento a Roma per dire: senti,
dici un po' chi ha ragione, questo scippo confinale, se dobbiamo metterlo qua, dobbiamo metterlo qua. Siamo davanti a due partiti politici che si contendono la gestione e il governo di una città. E Roma non ha una gran bella fama in questi ambiti. Se noi guardiamo il mondo umbro, il mondo etrusco soprattutto, noi assistiamo a moltissimi casi dove l'influenza romana nei confronti di questa o quella città umbra o etrusca comincia a farsi sentire in maniera un po' troppo ingombrante, un po' troppo pervasiva, un po' troppo invasiva. E allora si sviluppa del dissenso. Si sviluppa del dissenso che dà vita a una parte politica. E in quei casi abbiamo sicuramente decine di esempi per il mondo umbro ed etrusco, invece la parte politica filoromana, sovvenzionata magari anche economicamente da Roma, che si vede minacciata, strilla, chiama il supporto di Roma a rimettere a posto lo status quo, i romani arrivano, nei casi peggiori, magari qualche giavellotto vola, qualche colpo di spada si tira, ma più comunemente basta far sfilare l'esercito e il partito filoromano si scioglie come neve al sole. Ora, noi non possiamo dire con certezza che a Padova sia successo questo. Sta di fatto però che è un qualcosa che è presentato in maniera ambigua, comunque. Tito Livio, che ricordiamoci è patavino, lui quando parla della storia dei Veneti, lui si addentra nei particolari, lui è quello che ci racconta dello scontro con Cleonimo di cui ho parlato prima, ci dice addirittura che i Veneti ancora oggi, ai suoi tempi, sul Medoacus, sul Brenta, fanno delle gare con delle imbarcazioni per celebrare la vittoria contro Cleonimo e gli Spartani, quindi entra molto nel dettaglio per quanto riguarda la storia dei Veneti. Il fatto che ci dica solo, ma c'è stata questa seditio c'è stata, poi però è tutto tornato come prima, e che sia così asciutto, secondo me, cala delle ombre un po' fosche sulla cosa. Fermo restando che, come vi ho detto, abbiamo degli esempi successivi dove sicuramente Roma fa dei semplici arbitrati, ma sono realtà diverse. Non sono due partiti politici all'interno di una stessa città, ma sono due città distinte, Padova e Este, che vogliono sapere qual è la maniera più corretta per delimitare i loro confini. Ora, per quanto riguarda la storia dei Veneti successiva alla Patavinorum Seditio, va anche detto questo, appunto abbiamo esempi, come vi ho detto, di arbitrato tra Padova e Este, ma successivamente non abbiamo una cesura esplicita nelle fonti da quando il Venetorum Angulus cessa di essere alleato di Roma e diventa Roma. Certo, sappiamo quando Cesare diede la cittadinanza ai Cisalpini, però non abbiamo un punto fermo, non abbiamo un episodio storico. I Veneti sappiamo che rimangono schierati completamente con Roma quando c'è la guerra sociale, ad esempio. Non sono come le popolazioni italiche che si muovono in maniera belligerante contro Roma. Questo probabilmente perché, forse, al di là di episodi come la Patavinorum Seditio, posto che sia, come io me la immagino, Roma comunque lascia uno spazio di manovra abbastanza ampio al mondo venetico. E quindi probabilmente noi dobbiamo immaginare un ingresso nella romanità veramente a piccoli passi, mai contraddistinto da elementi più brutali, per quanto forse sia stata brutale la rivolta dei Patavini, e quindi qualcosa di abbastanza armonioso. E un ingresso poi con quanto viene deliberato da Cesare nella cittadinanza romana. A me piacerebbe però concludere questo mio intervento, sono le 7 e
2013, adesso magari sono stato un po', mi sono tenuto un po' lungo, cerco di, d'altra parte siamo a parlare di un fatto di colore. Vorrei concludere il mio intervento parlando di, ho detto all'inizio, no, abbiamo il mito dei Veneti, la storia dei Veneti e il nuovo mito. Ecco, da una decina d'anni, forse da una ventina in realtà, ecco, abbiamo una serie di ambienti fautori di anche in una certa misura moti politici, micronazionalisti, che spingono a un'identitarietà veneta proiettata verso il mondo antico e che vede Veneti un po' dappertutto. Ora, a rispetto di ciò, per non essere troppo duri con i Veneti in generale, non è qualcosa di esclusivo. Abbiamo la stessa cosa in Sardegna, con la cultura nuragica e i tentativi di scorgere un parallelo con gli Sherden del Vicino Oriente. Abbiamo lo stesso nell'ambito albanese, dove certe scuole di pensiero vorrebbero vedere illiri e pelasgi un po' dappertutto, e abbiamo in una certa misura questo anche per quanto riguarda i Veneti. Va detto che si tratta di qualcosa che non è nato in Italia, nel nostro Venetorum Angulus, ma qualcosa che è cominciato in area slovena. Questo perché, come avete visto in precedenza, la cultura venetica, la cultura atestina, spingeva le sue propaggini un po' verso il confine con la Slovenia e comunque la cultura materiale di Hallstatt, la sua faccia orientale, interessa tanto gli illiri quanto il mondo venetico, quindi in certi contesti di confine è oggettivamente difficile riuscire a attribuire questo o quello. Sta di fatto che queste nuove scuole di pensiero si fanno forti di un dato: noi abbiamo molti popoli dell'antichità che si chiamano Veneti, non è un'esclusiva nostrana dei Veneti del Venetorum Angulus. Abbiamo i Veneti dell'Armorica, l'odierna Bretagna, abbiamo i Veneti della Vistula, della Vistola, chiamati anche Vendi o Venedae, e poi abbiamo dei popoli con un nome non uguale ma simile, come i Venetulani del Lazio o i Venedoti del Galles. E c'è chi ha provato appunto a dire, beh, ma lo stesso nome, sono i segni di un'antica cultura venetica che era la cultura ancestrale dell'Europa, della Mitteleuropa, che è da riconoscere nel grande macrosistema della cultura dei campi di Urne, che esattamente come la cultura di Hallstatt non è effettivamente una base culturale, ma è un cluster enorme, un sistema di cultura materiale. Ecco, però voler vedere e da qui partire a delle origini illustrissime dell'Evo antico, da ricollegare in maniera abbastanza fumosa con le effettive origini illustrissime della Serenissima, che ci mancherebbe altro, e creare tutto questo sistema che vuole l'antica Europa, un disegno, un prodotto della cultura venetica. Ora, è vero che questi popoli hanno lo stesso nome, ma siamo davanti a popoli latinofalisci, come i Veneti appunto del Venetorum Angulus, popoli che inizialmente sono celtici, poi mutano con un influsso germanico e infine, quando lasciano le loro sedi con il nome di Vandali, il loro nome verrà preso da popoli slavi, i Veneti della Vistola durante il Medioevo, e ancora popoli celtici come i Veneti dell'Armorica o i Venedoti del Galles. Ma come mai c'è questa similitudine linguistica? Veneti nasce da una radice indoeuropea. Ven vuol dire amato, meritevole, amichevole, tutta una serie, un raggio molto ampio di significati, ma di significati positivi. I popoli dell'antichità, quando arrivavano alla fase di autodeterminazione, avevano di solito due, tre modalità.
o si davano un nome relativo al posto dove stavano, siamo i popoli del monte, siamo i popoli del lago, oppure si legavano a un animale totemico, mi viene in mente i Camunni, siamo il popolo dello stambecco, oppure si davano un nome imponente, roboante, i forti, i terribili, gli abili, i giusti, i belli, gli amabili. Se io sono amabile, sicuramente i cattivi sono gli altri, per farlo in maniera semplice. E questo ci porta ad avere questa radice ben in più popolazioni, che guarda caso sono tutte popolazioni indoeuropee però. Non ci sono popolazioni non indoeuropee che portano il nome di Veneti. I Veneti armoricani sono Celti, i Celti sono degli indoeuropei. I Venedoti del Galles sono Celti. I Vendi della Vistola prima appunto erano una popolazione celtica, poi diventano, a seguito di afflussi, mutano, si trasformano, l'etnos si trasforma, diventa una realtà germanica e infine lasciano in eredità il loro nome, quando abbandonano la zona, a la più occidentale delle popolazioni slave. Se forse c'è una parentela alla lontanissima, cioè con i venetulani del Lazio, se non altro perché la famiglia linguistica è la stessa. Ma non c'è nessun motivo sensato da un punto di vista storico o archeologico per dire fanno parte di un'unica grande popolazione e vedere in questa unica grande popolazione venetica le origini, le vere origini dell'Europa. Io negli ultimi anni ho sentito delle cose tremende, ho sentito dire che la cultura di Hallstatt è una cultura venetica. Non è sbagliato dire che i Veneti acquisiscono degli elementi della cultura hallstattiana nella sua fase orientale, ma non si può dire che Hallstatt è cultura venetica. Ho sentito dire appunto che c'era un'enorme realtà venetica e quando si chiedevano le prove archeologiche alla cultura dei campi di Urne, la cultura dei campi di Urne dell'età del bronzo in effetti arriva fino all'Italia centrale, prende praticamente tutta la Mitteleuropa, è un cluster culturale unico che quindi deve rispondere a un'unica realtà etnoculturale e a un'unica realtà linguistica, ma neanche per sogno. Perché, come vi ho detto prima, più andiamo indietro nel tempo, più elementi funzionali della cultura materiale vengono trasmessi e vengono acquisiti da popoli diversi, semplicemente perché li trovano utili. Oppure c'è il secondo passaggio, determinati elementi specifici vengono condivisi dalle élite. Ma questo non significa che si tratti dello stesso popolo. Va detto che questa scuola di pensiero è stata cavalcata non a caso in ambito sloveno, perché, come vi dicevo, è qualcosa che si ritrovano forme mentis analoghe in Albania, in Sardegna, in realtà che hanno una vita politica sofferta, contemporanea, una realtà contemporanea, moderna, sofferta, e che di conseguenza, purtroppo, e questo è qualcosa che è molto comune al giorno d'oggi, cercano di nobilitare, cercano una nobilitazione nel passato, una frustrazione contemporanea porta a una ricerca di nobiltà nel passato. Oggi siamo così, ma una volta eravamo i signori del mondo. Ecco, questo è qualcosa di risibile che deve essere, secondo me, abbandonato, sia per portare avanti dei discorsi seri e sensati da un punto di vista contemporaneo, sia per rispetto agli antichi. Se la mia ideologia, se la mia azione contemporanea è valida, non ha bisogno di nobilitazioni dell'età del ferro. E delle realtà magnifiche come la cultura venetica, del quale vi ho parlato forse troppo oggi, credo che non abbia bisogno che sia magnifica, che sia stupenda. Poi voi avete un museo magnifico, quindi non vi devo insegnare niente. Non ha bisogno di elementi immaginifici per essere riconosciuta ed abbracciata come una grande e magnifica cultura. Grazie. Beh.
stata lunghissima stasera, veramente lunghissima. E se qualcuno avesse il desiderio di fare qualche domanda su tutti gli elementi che sono stati fatti, arrivo. Io ho una curiosità. Visto che la lingua parlata dai latini e dai veneti era così simile, addirittura da essere intelligibile l'una agli altri, mi chiedo se qualcuno ha mai ipotizzato un luogo comune d'origine. Quindi escludendo la Turchia e pensando che le migrazioni almeno nel mio immaginario siano da nord verso sud, mi chiedo se questo luogo comune potrebbe essere più a nord. E poi non mi ricordo l'altra domanda quando mi viene. Grazie. Allora, entriamo in un campo che è molto minato perché c'è una grossa fetta di speculazione in questo. Non abbiamo molte prove archeologiche, anzi non ne abbiamo nessuna, soprattutto in ambito linguistico, perché la scrittura è quello che ci consente di avere un riscontro. Quindi, ripeto, con tutte le cautele del caso e sapendo che sicuramente determinati elementi dell'Accademia mi inseguirebbero con una mazza, io posso dire che si ipotizza l'esistenza di una Urheimat, usando un termine tedesco, una sovrapatria nell'Europa centrale, ma non per i Veneti, per il cluster delle lingue indoeuropee che poi pian piano gemmano e si spostano. E per dire, noi sappiamo, ma questo lo deduciamo dalle similitudini linguistiche, che il ceppo germanico si stacca prima perché noi abbiamo una realtà linguistica celto-italica latino-falisca, dalla quale si staccano gli elementi che poi diventeranno i latino-falici e gli italici, e poi si staccano i celti, perché abbiamo più similitudini linguistiche tra le lingue celtiche e le lingue italiche rispetto che tra le lingue celtiche e quelle germaniche, o le lingue italiche e quelle germaniche. Però è tutto un lavoro che noi facciamo ricostruendo, partendo dalla lingua e facendo un lavoro a ritroso, che quindi può essere chiaramente tacciato di essere speculativo. Allo stesso modo, sì, noi sappiamo comunque, sappiamo, ci sono anche qua due scuole di pensiero, una che vuole gli indoeuropei venire dall'Anatolia e quella che invece io considero più valida, che vede gli indoeuropei venire dal Caucaso, identificarli con quella che viene chiamata cultura Yamnaya. Dal Caucaso si spostano nelle steppe dell'Eurasia, arrivano in Europa centrale e da qui c'è tutto un sobbollire che poi porta alla gemmazione di tutte queste diverse realtà etnolinguistiche e culturali indoeuropee che vedono il fondersi dell'elemento indoeuropeo originario con gli elementi locali. Sottolineo sempre, quando io parlo di indoeuropei, io parlo di parlanti lingue indoeuropee, che al giorno d'oggi noi purtroppo peniamo ancora di un'impostazione ottocentesca, che come ho detto ce la siamo portata avanti fino agli anni 50, dove si parlava di popoli in maniera cristallizzata, di popoli e anche un po' di razze, si facevano dei discorsi pericolosi. Questo però ha portato che oggi quando dici un nome di popolo in certi ambienti li guardano subito storto, quindi devi, invece che parlare di indoeuropei, che effettivamente più che un popolo era una grande realtà, si dice parlanti lingue indoeuropee, perché non è un identificativo etnico, è un identificativo linguistico. Possiamo ipotizzare, sì, una patria comune, un luogo di aggregazione, ci fosse nell'Europa centrale, beh oddio, il moto è stato da est al centro Europa e dal centro Europa ai radiazzi, questo sì, insomma. Però ecco,
siamo molto nel campo della speculazione e si tratta di qualcosa che si basa principalmente sugli studi linguistici fatti a ritroso, vedendo quali sono le parentele linguistiche tra le lingue che conosciamo. Altre domande? Ti è venuta in mente la seconda, vero? C'è qualcuno che vuole approfondire qualcosa? Volevo chiedere se ci sono degli indicatori archeologici, materiali, per cui si può cominciare a parlare di Veneti rispetto a quello che c'era prima. Gli indicatori che abbiamo sono gli indicatori della cultura testina. La cultura testina ha tutta una serie di elementi che sono legati al suo modo di declinare la cultura materiale, che fa parte del macrogruppo alstatiano e all'interno del microgruppo della cultura delle situle, ma ha degli elementi suoi propri distintivi. Ci sono, ad esempio, un elemento interessante che ritroviamo solo in ambito venetico, è legato alle sepolture di animali e con animali, che quando ritroviamo in ambito celtico cenomane, come è successo negli ultimi scavi di Verona, punta un po' a un influsso venetico. Troviamo degli elementi legati a delle divinità specifiche, Reitia, troviamo degli elementi legati alla lingua però. Cioè questo sicuramente, noi dobbiamo partire da questo presupposto. L'unico elemento certo che ci fa dire questo popolo è questo e non è un altro popolo, è l'elemento linguistico. Non ce ne sono altri, perché noi abbiamo delle realtà che materialmente, a livello di riti funerari e in alcuni casi anche a livello di Pantheon, prendono da popolazioni limitrofe. Pensiamo a quanto in senso lato il mondo romano di età repubblicana, non quello delle origini per carità, prende dalla cultualità e dalle figure divine del mondo greco. Pensiamo a questo. L'unico elemento che veramente ci fa dire questi sono Celti, questi sono Germani, questi sono Veneti, questi sono Romani, Romani è un discorso un po' più complesso in realtà, anche questi sono Latini, è l'elemento linguistico. Non possiamo utilizzare altro e non dobbiamo utilizzare altro, sottolineo, perché se utilizziamo altro apriamo la strada a o a interpretazioni facili che portano appunto a estendere o a ridurre delle culture in maniera eccessiva, oppure apriamo la strada anche a appunto agli etnonazionalismi stupidi. Un esempio che abbiamo, allora, qua in Cadore, io ho parlato di una realtà, quando sono venuto 2 anni fa, di una realtà multiforme e con una natura molteplice e che promuoveva un'interazione tra gruppi diversi. Ma se io devo dire, se mi metti in un angolo e mi dici, bene, che popolo c'era in Cadore nell'età del ferro, nel terzo secolo, nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, io dirò che l'impronta è venetica, perché qua scrivevano in venetico. Abbiamo un'onomastica celtica, per carità, a Lagole abbiamo è pieno di onomastica celtica, abbiamo armi celtiche, però ti dirò che sono venetici. Dopo che abbiamo l'inserimento dei Catubrini e il nome diventa Catubrini, allora ti dico, aspetta, vediamo un po' il confronto, vediamo cosa abbiamo, che dati linguistici abbiamo. Non abbiamo più dati linguistici? Allora forse diventano celti, questo non lo so. Però il diagnostico deve essere linguistico, è l'unica cosa che ci consente di farlo. Anche perché, ripeto, soprattutto con uno studio della storia in prospettiva, qualunque altra variabile che noi utilizziamo o si piena di fascinoneria o si apre la strada a discorsi brutti, pericolosi, che possono avere una ripercussione anche in ambito contemporaneo. Se c'è ancora qualcun altro... Il discorso
dei nomi celtici di Lagole, naturalmente, perché altrove non abbiamo tanto. Secondo me, inquadrati in un panorama archeologico, sono difficili da inquadrare. Cioè, voglio dire, abbiamo delle datazioni, no? Che datazioni dei materiali che ci dicono grosso modo che i Catobrini arrivano attorno al 300 a.C., ma non abbiamo delle datazioni per i reperti linguistici. Per cui, quando io dico, per esempio, che a Lagole ci sono 50% di nomi celtici e 50% di nomi venetici, io non so dove spalmarli. E allora è possibile che in effetti la realtà celtica dopo il 300 a.C. sia una realtà dominante in Cadore. E il fatto che faccia parte della cultura comunque della Quinè venetica significa solamente un'integrazione culturale. Cioè non è detto che siano i veneti i dominanti nel 300 a.C. Anche perché, se è vero, e credo che ormai sia abbastanza acclarato al di là dell'analisi linguistica, che Cadore sia un nome celtico, significa che chi l'ha lasciato fosse una realtà dominante, voglio dire, no? Ecco, io volevo, cioè la mia domanda è: cosa ne pensava lei di questo, insomma? Assolutamente d'accordo, va detto che è un discorso complesso per tutta una serie di motivi. Giustamente, come dice lei, non ho il dato cronologico per i nomi di Lagole. Dato che noi sappiamo che abbiamo, è vero in pianura, per carità, ma dei singoli veneti, dei singoli celtici integrati in ambito venetico, addirittura i primi del quinto, chi ci dice che donanti di Lagole siano dei Catobrini e non siano dei Cenomani e i reperti non siano precedenti? C'è questo elemento. Però anche consideriamo l'elemento Catobrino a parte adesso, al di là di tutto. Io dovrei avere una sovrapponibilità, come dice lei, tra il dato linguistico e quello storico per poter creare una cronistoria perfetta. Non posso. Perché sicuramente, se si chiamavano Catobrini e si chiamava Cadore, il punto di riferimento sicuramente è celtico. Anche perché sappiamo poi che in età romana c'è una dipendenza da un punto di vista dei municipi verso la Carnia. Quindi questo legame, anche dal punto di vista politico, è sentito e non se lo inventano i romani. Raramente i romani creano delle strutture diverse. Le creano se il popolo locale è talmente rompiscatole che la loro struttura è tale da creare delle problematiche alla stabilità, e allora la cambiano, ma se no la mantengono perché gli fa comodo. E allora, se mantengono questo legame, vuol dire che probabilmente c'era. E che quindi dobbiamo immaginare i Catobrini del dopo che ci sono, e quindi la realtà del Cadore dopo il 300 a.C. come una realtà con una forte impronta celtica. Però, se quello che abbiamo a Lagole è scritto in venetico, appunto, o dobbiamo immaginarlo, spostarlo prima, a una realtà prima di un dominio catobrino, e attribuirlo a individui, cenomani magari, insediati e integrati in sé una realtà venetica del Cadore, oppure ancora, e questa sarebbe la più bella di tutte per carità, a Lagole, per parlare con gli dèi, visto che si è sempre parlato in venetico, si parla in venetico e le iscrizioni si fanno in venetico, perché qui, in questo santuario, si è sempre fatto questo. Noi abbiamo delle attestazioni vagamente accostabili a un discorso di questo tipo in altre realtà santuariali, dove arriva un popolo nuovo e
i sistemi del popolo vecchio vengono mantenuti perché sono quelli del santuario, allora vengono adottati. Ecco, però siamo, qua ho proprio detto fantasia, corri, vai a birilla sciolta, però potrebbe essere un elemento interessante. Se non altro andrebbe a inquadrare di nuovo la realtà cadorina come una realtà incredibilmente sfaccettata, dove diversi elementi collaborano tra di loro e danno il loro elemento culturale in ambiti diversi. In fondo, dei Celti che cosa abbiamo? Dei Celti abbiamo le armi, e insomma, erano le cose che erano bravi a fare, e qualche elemento legato all'arte. E dei Veneti abbiamo la lingua, e dei Reti abbiamo una chiave di una casa, ma forse abbiamo anche più case dei Reti, che sono le case dell'arco alpino, non sono le case, sono le case dei Reti, ma in realtà sono le case dell'arco alpino, perché strutturalmente sono le case che funzionano meglio qui, in questo territorio, e quindi allora forse ogni realtà ha dato il suo, non lo so, però... Mi è fatto venire in mente quel discorso del santuario della lingua veneta, che era la lingua per parlare con gli dei, che è la stessa cosa è andata avanti con la lingua latina nella Chiesa Cattolica Romana. Quindi c'è effettivamente un collegamento che va avanti nei secoli, probabilmente, no? Di questo tipo. C'è un'ottima connessione. Mentre lo dicevi, mi è venuta in mente con la lingua latina parlata. Altro? Chiudiamo qui e andiamo tutti a mangiare. Va bene, che avremo tutti fame. Nessuno più? Allora vuol dire che sei stato sufficientemente lungo ma esaustivo. Ti ringraziamo con un applauso ancora al nostro relatore Gioia Canestrelli. Grazie. La prossima conferenza questa me la vedo. No, quella del latino, delle scuole.